Ma stiamo scherzando, vero? Chi per estesi devono ancora cominciare a fare le E valigie. poi dove diavolo sono finite? Chelsea, almeno qualcuno che mi sta aiutando a fare le valigie qui. Sì, beh, mi serviranno altri scatoloni. Ho ancora troppi giocattoli qui dentro. Certamente, lo dirò a Ken. Ti porterà altri scatoloni che poi porteremo sul camion dei traslochi. Ok. Hai visto per caso Stacy e Skipper? Beh, sono andate via un bel po' di tempo fa, non appena gli hai detto di fare le valigie. Ora mi sentono quelle due. E adesso chi è? Oh no, è Barbie! E ora che faccio? Non risponderle. Io non voglio andare a casa a fare le valigie. Che noia. Sì, lo so, ma devo rispondere, altrimenti si arrabbierà. Mi inventerò qualcosa. Sì, pronto, Barbie? Si può sapere dove siete? Dovete venire a fare le valigie. Dai, riattacca, riattacca. Ecco, Barbie, ora saremo impegnate. Barbie, ci sono delle interferenze, non sento più. Non sento più. No! Vuoi che ti aiutiamo a fare qualcosa? Beh, ecco. Sì, noi siamo brave ad aiutare. Potremmo portare questa scatola a papà? Sì, giusto. Dai. Ops. Vabbè, fa niente. Scusa, mamma. Ehi, Alison, per farci perdonare del guaio di prima, potremmo aiutare la mamma con gli ultimi scatoloni. Sì, Madison, hai ragione. Per esempio, guarda, rimangono quei piatti da mettere via. Ok, io ci sto. Ma cosa state facendo? Stiamo mettendo via i piatti, mamma. No, 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 basta, basta così. Avete già aiutato abbastanza, grazie. Meglio che telefono alla nonna, così si prenderà cura di voi due finché non avrò finito il trasloco. Ehi, Alison, che ne dici di giocare con questa scatola gigante? Wow, sì, bella idea. Ci infiliamo dentro e facciamo finta che sia una casetta. Ok. Wow, che bello che è qui dentro. Ehi, ma mi sembrava di aver già caricato l'ultima scatola di questa stanza questa mattina. Vabbè. Oh cavoli, questa scatola è pesantissima. Conterrà tutti i trucchi di Barbie. Ehi là, eccomi qui. Allora, Ken, come va con il trasloco? Beh, ancora qualche scatola, ma abbiamo praticamente finito. Cosa ci fai qui? Ah, sono venuta a prendere le gemelle. Barbie prima mi ha chiamato. Beh, ecco, in realtà qui le gemelle non ci sono, non le vedo da un bel po'. Credo siano andate via con Skipper estesi. No, Barbie mi ha fatto venire per niente allora. Bene, è ora di dire addio alla nostra casetta. Già, quanti ricordi che abbiamo qui dentro. Mi mancherai, casettina. Già, pure a me. Beh, forza, è ora di andare nella casa nuova. Dobbiamo disfare tutte le scatole. Già, non ricordarmelo. Ed eccoci nella nostra nuova casa. Già,
E ora disfiamo tutte quelle scatole. Bene, bene, bene. Ecco qui chi si rivede. È bello che vi riuniate a noi. Beh, ecco, noi eravamo... ecco, come dire... No, risparmiatevelo e cominciate ad aiutare piuttosto. Permesso? Oh, finalmente è arrivato anche tu. Benvenuta nella nostra nuova casa. Caspita, è davvero molto grande. Mamma, ma dove sono le gemelle? Le gemelle? No, non sono con me. Cosa? Beh, io pensavo che fossero con Skipper e Stacy. No, non sono mai state con noi. Oh mamma, non ditemi che le abbiamo lasciate nella vecchia casa. Ok, torno subito a controllare e poi vado a chiamare la polizia e... Ma che sta succedendo? Beh, che aspetti? Aprila! Ma... Oh, ho fatto proprio una bella dormita. Già, pure io. Ehi, Allison, guarda, siamo nella nuova casa. È vero. Caspita, mi sa che questa scatola è magica. Già, ci ha trasportate fino a qui. Beh, magia o non magia, ora è arrivato il momento di svuotare le scatoloni. Allison, forse è meglio che ritorniamo dentro la scatola a dormire. Già. Piuttosto di disfare gli scatoloni, entrerei anch'io nella scatola a dormire.